Ragazzi, come va? La vita è un'arte, difficilotta. Oggi una spinta, domani una botta. Ci vuole tatto, ingegno, energia, perseveranza e molta allegria. Perché ridendo, l'hanno detto in tanti, anche i cattivi diventano santi. E noi vogliamo, a conclusione, tutti contenti, senza eccezione. Vabbè, va. Allora che cosa ho fatto? In tutto questo tempo. Boom. Niente, guarda. Ho cambiato il colore della mascherina. Hai capito? L'ho messo nero. Gli ho pitturato, gli ho messo sopra un come si chiama? Un unguento, non un unguento, uno smalto che si usa per le navi. Proprio per nello scafo, nelle barche, no? Per non farlo arrugginire. E così gli ho cambiato il colore. Adesso mi manca ancora qualche pezzettino così sparso, no? Caspita. No, e quindi l'ho fatto nero. Qua invece gli ho messo un altro prodotto, infatti ancora grigi, no? È una sorta di cera che la protegge praticamente dalla ruggine, perché non so se si nota tutti questi puntini. Queste sono tutte le pietre. E questo qui è il grisi, no? È un po' grasso, questa, una sorta di cera. E prossimamente, quando questa va via, gli metterò la stessa cosa che ho messo qua nella mascherina, perché era diventata veramente improponibile. Dovrei metterlo anche qua, no? Qua sopra, dargli una pennellatina anche lì sopra. E prossimamente lo darò anche nel parafango quando questa sorta di cera se ne andrà via. Qui continuano sempre a uscire, ma quanto sembra che pianga proprio. E poi, guarda, vabbè, magari questo qui è lo sporco, niente di che. Sto pensando, ah, ecco, questo qui è il prodotto. Questo qui è il prodotto che ho messo, Wax Oil Rust Proofing. È ok, in effetti qua era diventato improponibile. Tutta questa parte qua, anche questa, no, era vera, adesso è un po' grigia ancora, però era veramente diventata una cosa tremenda. Tutto qua sotto era veramente messo male. E quindi gli ho dato questa cosa, anche le molle lì erano proprio tragiche. Questo è l'ultimo cambiamento che ho fatto. Non so se avete visto, tutti i cambiamenti ai quali sono stato soggetto. Questo qui per ora non è quello definitivo, ma è quello che si avvicina a quello definitivo. E quindi abbiamo la ruota di scorta, una scatola multicontenitore per attrezzi e palle varie, altra scatola contenitore survival kit, altra scatola picnic, borse varie, scatolina degli attrezzi, quelli più piccoli, perché qui ci sono quelli più grandi, tipo il coso per le gonfiare le gomme. Questa che non va qua, però poi la sistemerò. Qui, insomma, chiavi, corde, ho più corde io che non un alpinista. Dove vado con tutte queste corde? Una mazza per chi rompe i coglioni, non si sa mai. Questa è la borsa multiuso che multiporta. E queste tende non mi piacciono più, le devo togliere. Anche i gatti, devo mettere un vetro, quello oscurato, cioè devo rifare i vetri oscurati, devo farli più belli. E del set, insomma, questo poi lo sistemo. Lì la benzina, no, niente, per dire che è molto più aperto adesso, no? C'è molto più spazio che non gli altri video. Se avete visto gli altri video, c'era veramente. Erano, no, tutto quanto è sempre in evolution, capito? Non c'è mai nulla di stabile, no? Neanche le nostre giornate. La porta si chiude sempre meglio
Non ti preoccupare che i punti di ruggine che sono venuti fuori, intanto noi non conosciamo la ruggine, non abbiamo mai avuto ruggine, vabbè, e poi si ferma lì, se viene fuori lì si ferma, ok, in effetti, ok, poi cos'altro? Niente, avevo messo la radio, come vi avevo già fatto vedere, un passo importante. Un'altra cosa che ho fatto, ho messo questi pannelli che gli avevo già fatto vedere, anche questi, guarda che belli, no? Sono molto vintage, in effetti uno mi ha fatto il commento della 600, quella multipla vintage che c'era, e in effetti c'è, però so che dai, ripropongono il disegno, il colore, no? Così che non ti sbagli. È tutto. Sono andato a vedere per farmi mettere qua delle inferriate, ma mi hanno sparato un prezzo tragico e quindi per il momento devo cambiare posto. Una novità purtroppo tragica è che ho dovuto cambiare meccanico, perché il meccanico che avevo ha lasciato praticamente l'attività, cioè ha mollato, non ce la facevo più. Peccato, perché è bravissimo quel meccanico lì, veramente bravo, però niente, era stanco, non ce la faceva più. Si è preso praticamente un container che si sta ancora organizzando, e per il momento farà solamente moto, non vuole più fare macchine. In effetti portargli la macchina a lui era proprio no, lunedì non chiamarlo, martedì tanto meno, il giovedì il giovedì bisognava chiamarlo. E poi niente, no, insomma un casino, dai, via, no, quindi ho dovuto cambiare meccanico, e la Vespa gliela porterò comunque a lui a farla sistemare. E cos'altro? Niente, oggi è abbastanza una bella giornata. Le gomme invernali ancora non le ho cambiate, ma non penso che le cambierò. Penso che terrò queste qui per tutta la stagione fino al prossimo inverno. E dopo le cambierò. Per il momento tengo ancora queste. Posso sempre cambiare le gomme. Ho già un treno di gomme, no? Che fuck it. Niente, bella giornata. Oggi altri lavori da fare. Ah, ecco, sì, ho fatto sistemare quella, come si chiama? Quell'asse di sotto, adesso funziona molto meglio. Una cosa che sarebbe da fare sarebbe quella di raddoppiare gli assi, le balestre, no? Raddoppiare quelle, e anche magari mettergli una gazzaladra. Guardala. Ehi, cosa rubi? Sarebbe da fare questi lavori qua, mettergli delle assi in più e cambiargli gli ammortizzatori. Questo è un lavoro importante da fare. Ancora non ho fatto la marmitta. Perché due assi sono un po' troppo poche, sono davvero pochine, due assine lì miserabili, guarda. È proprio poco. Praticamente ho cambiato un meccanico che l'avevo già postato su un video, era andato là perché lui già lavora sulle Watts, e non ci credeva che questa qui era del 2019. Non è vero.
Mi ha detto: no, no, non è del 2019. Sì, è proprio del 2019. Comunque, questo è quanto. E invece è proprio del 2019. Ma dai, eh sì, è il business della Watts. E that's it, insomma, questo è quanto. Non mi viene altro da raccontare se non che siamo noi che alla fine la compriamo, che ci accolliamo i... No, ogni tanto guardo se c'è qualche nuovo animale in giro. Una volta c'era il fagiano, non c'è più. Le volpi sono aumentate, sono tre adesso. E è per questo che non c'è più il fagiano. L'hanno mangiato. Io non saprei neanche da dove iniziare a spennarlo, non ce la farei. Poi è troppo bello il fagiano. E quindi che dire? Ecco, siamo noi che compriamo l'auto, che dopo ci mettiamo tutte le cure, eccetera. Cioè, dimmi se uno si deve spendere questi soldi che adesso vengono richiesti per comprare l'automobile e dopo aggiungergliene altri, uno per i problemi che vengono fuori, o un altro per fargli un update, capito? Perché come avete visto in un altro video, la rivista tipo quattro ruote, la rivista che parla della Watts proprio la butta giù in una maniera incredibile. Nel senso che non ha, sembra che non abbia futuro. E quindi siamo noi alla fine che ce la compriamo. Un problema che mi sono dimenticato e che mi hanno. Black, black, black. No? Ho visto un verde Raptor, fantastico. Verde Raptor, satinato, insabbiato, bellissimo. Non sarebbe niente male, no? Piuttosto che due colori così, no? Ma vabbè. Ecco, un problema che ho e che aia, e che qual è il problema che ho? A niente, che mettendo la USB non mi legge tutte le canzoni, cioè me ne legge una, poi me ne salta due, poi me ne legge un'altra, poi mi legge un pezzettino di una e poi salta nell'altra, insomma un po', no? Un po' casino. Prossimamente vado a far mettere uno nuovo, un tappetino nuovo di questi che c'erano qua. No, come quello lì grigio, ne faccio mettere uno nuovo qua. Non so ancora quale mettere. Ce l'ho lì dietro pronto per andarlo a far tagliare. Ma ancora non so quale mettere. Comunque quest'estate andrò in Vespa perché fa troppo caldo, spero che faccia caldo in quanto clima, però userò la Vespa perché se no fa troppo caldo. Questo qua è simpaticissimo, funziona molto bene. Però non capisco come mai mi dà 15 gradi, probabilmente sono 15 gradi, in effetti non è che faccia molto caldo adesso. Ah, ecco cosa mi sono dimenticato. Queste, porco cane. La cassa mi sono dimenticato. Sono andato dal meccanico, gli ho fatto mettere le casse qua e
e dopo gli ho fatto, ho messo le casse di dietro, però sono un po' imbrata con il filo qua così, che non sono capace di non sono capace di staccarlo, e quindi fuck it, mi è rimasto qua anziché passare qua dal buco. Sono dimenticato. Devo richiamarlo e dirglielo. Fuck it. Questo qui è praticissimo. Io non so perché tutti quelli che hanno, nessuno di coloro che ho conosciuto o che ho visto che ha la Watts, nessuno ce l'ha. Eppure è pratico. Quando devi parcheggiare, questo, top, top. Non solo, ma sei molto più veloce anche a evitare ostacoli. Tac-tac, tac-tac, capito? Mi sembra che è tutto. Ah, ecco, un'altra cosa. Questo qua mi si era rotto. Adesso mi ha detto che me l'ha incollato, però vedo che qui è ancora molto rincoglionito. Però qua me l'ha sistemato. Questo qui appena avevo ritirato la Watts, questa qui, ma appena, proprio lo stesso momento l'ho ritirata, sono andato a far benzina e questo qua si era spaccato. Sono tornato indietro, ho messo benzina, sono tornato indietro dal meccanico e me l'ha sistemato. Però poi si è staccato di nuovo e alla fine si è rotto. Praticamente questi qua hanno un aggancio, un incastro con la plastica. E i due, come dire, i due uncini che entravano dentro sono proprio due gancetti così in plastica, si sono rotti. Una Watts è tutta in plastica, cioè tutto materiale, no? Jean Frazò, e quindi si è rotto. E adesso è rimasto così, no? Ma che gli devo dire? E va bene. Ecco moglie e figlio che arrivano. Che devi fare? Sì. Bene, questo è tutto. Ci vediamo prossimamente. Birds are singing, flowers are blooming, and the sun is not shining yet. It will. It's just a matter of time. Apriamo e che mettiamo la nostra, come dire, no? Il nostro amore, la nostra passione nel sistemarla. Capito? E questo è quanto. That's it. Ragazzi, take care, ci sentiamo. E con questa immagine vi lascio. Bistecca, entrecotto, non roast beef, entrecotto, due arance, le fai sciogliere, gli metti un po' di zucchero, ma proprio poco, 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 una punta di zuccherino, un goccio di whisky, no?
e gli hai fatto la salsa da mettere sopra la bistecchina. Gnami, gnami, gnami. Che buona. Gnami, gnami. Yupi. Ciao. È finita l'era delle mascherine qui in Polonia. Oggi, veramente già da una settimana, ma io me ne sono accorto solo ora, non ci sono più le mascherine, siccome io già non la mettevo da non so quanto. Qui siamo alla stazione mitica di Bielsko-Biała. Oggi giornata di sole, perché gli altri giorni ha nevicato, non so se si vede. Questa è la stazione di Bielsko-Biała. Da qui centro per partire verso la città più grande, che è quella di Cracovia. Questa qui praticamente è zona smistamento. Adesso stiamo andando a ritirare la Mini, che gli è stato cambiato l'olio e anche il filtro dell'aria condizionata. Ho visto una BMW, la M8 Competition. Fuck it. Che macchina, mamma mia. Quanto costa? 1 milione? 250.000 euro? Bellissima. È una macchina, sì, c'ha quattro ruote e se vai al semaforo rosso si deve fermare anche lei, niente di che. Però ecco, qua siamo. È abbastanza slippery when wet and even worse when it's frozen. E niente, non c'è più l'obbligo delle mascherine, la cosa mi rallegra, anche se io già da tempo non la mettevo più. E me ne sono accorto adesso che siamo andati al centro commerciale, ho visto, ma non c'è gente che usa la mascherina. E io già non la usavo, però, no? E la cosa mi fa molto piacere, perché almeno siamo a meno problemi, no? Insomma, meno preoccupazioni. Ecco. E se adesso andiamo a ritirare la Mini. E gli hai fatto la salsetta da mettere sopra la tua bistecca. Ovviamente accompagnare tutto con il whisky. Whisky ottimo, buono. Eccola qua la nostra bella entrecotte con la salsetta di arancio. Praticamente l'arancio viene cotto quei 30 minuti circa con un poco di whisky, un po' di peperoncino, un po' di zenzero e si lascia cucinare fino a quando non si ammorbidisce la buccia dell'arancio e vi fa la salsa. Nel frattempo hai messo a cucinare la tua bella bistecchina nella tua bella griglietta per quei bei tuoi 5 minuti, 7 minuti la griglia, la griglietta, no? No? E hai, guarda, e hai la tua bella salsettina d'arancio, nature, che si accompagna benissimo con la tua bistecchina, e nella salsa d'arancio gli hai aggiunto una punta di whisky che accompagni dopo, mentre mangi. Non mangiare il pane, perché altrimenti, no, whisky e pane non è che vadano troppo d'accordo. Non è una buona combinazione. Però whisky, bistecca e arancio, successo assicurato. Buon appetito. Come dessert, pane e Nutella. Mamma mia, vabbè. Ah, e caffè.